Ciao a tutti, allora stasera anche se con un po' di ritardo, un po' di colpevole ritardo, visto questi giorni di ferie, non ci si, a volte ci sono un po' troppi impegni, non si riesce ad andare quando si vuole al cinema. Comunque stasera, come stavo dicendo, vado a vedere Ant-Man and the Wasp, il nuovo film Marvel di supereroi. È diciamo, il secondo con protagonista Ant-Man. Adesso c'è anche The Wasp che si unisce, la bellissima Evangeline Lilly, che probabilmente ricordate in Lost. È un film che, allora, Ant-Man all'inizio io non l'ho visto subito, l'ho visto poi in seguito ed è stata una piacevole sorpresa. Comunque divertente, non troppo impegnativo e per passare sicuramente una bella serata al cinema. Questo penso sarà più o meno sullo stesso spirito, anche vedendo il trailer. Però sono, cioè, diciamo, sono anche curioso di capire se ci sarà qualche riferimento a Infinity War, perché comunque Ant-Man non c'era fra gli Avengers che erano coinvolti, diciamo, nella lotta contro Thanos. Anche se poi invece lui era stato coinvolto nella Civil War di Capitan America, quindi lui e Occhio di Falco non era ben chiaro perché non ci fossero in Infinity War. Voglio vedere se magari viene fatto qualche cenno anche a Avengers 4 con la fine dell'Infinity War. Perciò sono curioso anche per questo. Sicuramente almeno. Non credo avrò sorprese nel fatto di passare una serata rilassante e divertente. Ci vediamo comunque dopo per il commento dopo la visione del film. Ciao! Allora, da quanto tempo hai detto che sei Ant-Man? Non molto, è capitato per caso. Voglio combattere i cattivi, come fai tu? Sembra che io faccia casini ogni volta. Ti serve qualcuno che ti guardi le spalle? Salve! Tipo un socio. Dottor Pym, ho saputo che le è successo. Ha aperto il regno quantico e uno spaventoso fantasma che passa attraverso i muri e ha rubato la tecnologia. Questa qui vuole conquistare il mondo. Chi l'avrebbe detto che nel momento del bisogno sarebbe tornato da noi? Non io. Noi l'abbiamo derubata. Si ricorda? Proprio noi. Tutto quello che abbiamo siete voi due. Ant-Man e Wasp insieme. Seguimi. Lei sembra più intensa. No, no. Tu sotto, io sopra. Io ho le ali. Perché dovrei andare sotto? Moriremo! Non voglio morire! Non moriremo! Com'era? Eravamo minuscoli! Ero socio di Envy in un progetto chiamato Golia. E quanto è cresciuto? Il mio record? 6,5 metri, tu? 19 metri. 19 metri? Avete finito di confrontare le dimensioni? 19. Ciao a tutti, eccomi di ritorno dal cinema. Allora, credo che questo fosse il 20° film del Marvel Cinematic Universe. È un film di passaggio, diciamo così, perché comunque è una storia leggermente a parte rispetto agli eventi che si stanno verificando in seguito a Infinity War. Quindi è un film, diciamo, di quelli
di attesa. Comunque ho visto un film divertente, non troppo impegnativo, e comunque carino da vedere, con i protagonisti che mi piacciono molto. Poi in questo capitolo si aggiunge anche una fantastica Michelle Pfeiffer, non l'avevo riconosciuta all'inizio, ma quel tocco di capello bianco da un fascino tutto speciale. Sì, divertente. Comunque la cosa che diciamo non convince secondo me sono i cattivi, la parte villain del film. Mi lasciano un po' perplesso. Ci sono un paio di cattivi, anche se poi non li definirei proprio così. Uno abbastanza un po' sciocco come cattivo, ma penso che sia quella la parte, la macchietta che deve fare, però non mi ha dato più di tanto al film, giusto per qualche intermezzo comico. E il vero villain però è totalmente lasciato così in superficie, non viene approfondito nulla, non si capisce bene come questo personaggio, anche alla fine rimane un po' così sospeso. Però per il resto comunque il film è divertente, le 2 ore scorrono bene e quindi si può vedere. Nota diciamo da portare all'attenzione: ci sono due scene finali, diciamo ce n'è una nel middle credit in mezzo ai titoli di coda e una alla fine. La prima, quella nei middle credit, è importante, da vedere, è bella, e diciamo così, non spoiler, però in qualche modo ci ricollega a Infinity War. L'ultima, non so che dire, non l'ho capita, ma è abbastanza inutile, non lo so, guardatela, poi ditemi voi, ma per me potevano anche non metterla, è proprio una scena che diciamo mi ha fatto solo perdere i 5 minuti di titoli di coda che potevo tranquillamente saltare dopo la prima scena durante i credit. Comunque, diciamo, ripeto, film divertente, bella serata, divertente anche come il primo. Evangeline Lilly per me è sempre top. E niente, quindi 3 stelline e mezzo diciamo ci stanno. Sì, questo è quanto. Ora ci vediamo, vi do appuntamento alla prossima recensione, non so quale sia perché comunque non ho ancora ben chiaro le prossime uscite di film, quindi spero comunque di ritornare presto, ora che l'estate e le ferie sono quasi finite. A presto e alla prossima. Ciao.